ragazze, ciao ragazzi. Allora, quando ho fatto il video sui consigli sulla rasatura, in tantissime mi avete chiesto, soprattutto in privato, perché è un tema un po' scottante direi, su come si fa a radersi là sotto. E questo avete capito, quindi vorrei invitare tutti i maschietti e i pervertiti di YouTube che guardano questo video solo per questo motivo di uscire adesso, quindi grazie. Bene, iniziamo con il video. Allora, se siete ancora lì vi vedo, chiudete questo video se non siete interessati e se siete pervertiti, ok? Bene, adesso possiamo cominciare. Vi svelerò 8 trucchetti sulla rasatura là sotto, appunto, che a me avrebbero salvato la vita se qualcuno me li avesse detti quando ero più piccola. Quindi iniziamo. Numero 1, super super importante: tagliate i peli se sono lunghi, perché possono inceppare il rasoio, possono tirare e così vi si formano quei puntini rossi super fastidiosi. Quindi mi raccomando, lasciate il pelo lungo, tipo 5 mm, non dovete proprio andare all'attaccatura, però è importante che non siano lunghi. Altra cosa super super importante, mi rendo conto che molte forse lo sanno, ma ci tengo a sottolinearlo, perché specialmente se avete la pelle delicata, andate sempre verso il basso con il rasoio, mai 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 dal basso verso l'alto. Io lo consiglio a tutti, soprattutto per chi ha la pelle delicata, altrimenti i puntini rossi non potete evitarli. Se andate dal basso verso l'alto arrivano e siete certi, se non arrivano subito arrivano il giorno dopo, poi vi chiedete ma come mai tutti questi puntini rossi, è perché vi siete avete usato il rasoio dal basso verso l'alto. Quindi mi raccomando, ho sentito dire online di fare movimenti circolari con il rasoio, non lo fate assolutamente, sarebbe la morte. Cioè, io ho la pelle delicatissima, ma anche per chi ha una pelle normale, vi prego, non lo fate, sempre solo dall'alto verso il basso. Numero 3, vi sarete accorte che la crema e i gel da rasatura da donna costano di più rispetto a quelli da uomo, e vi garantisco che quelli da uomo sono molto molto meglio. Quindi lo stesso consiglio che vi ho dato per il video generico sulla rasatura ve lo do anche e soprattutto per la rasatura là sotto, perché la schiuma da barba da uomo funziona molto molto meglio, è fatta per il viso, quindi zona super super delicata. Gli uomini si fanno la barba anche ogni giorno, quindi le schiume da barba da uomo sono sempre molto delicate e costano meno, quindi assolutamente usate quella. Altra alternativa economica ma altrettanto efficace anche qui è il balsamo per capelli. Quindi se non volete andare a comprare la schiuma da rasatura da uomo che poi vi guardano, beh, usate un qualsiasi balsamo per capelli che avete a casa, che è molto più economico e funziona altrettanto bene. Numero 4, anche questo può sembrare scontato, ma io ad esempio quando ero piccolina non lo sapevo e ho fatto disastri. La cosa migliore è sempre radersi sotto la doccia, non appena c'entrate, fatelo per ultima cosa prima di uscire dalla doccia, perché il calore ammorbidisce il pelo e poi vi apre i pori della pelle, così sarà molto più semplice tagliarli e eviterete irritazioni e cose varie. Altro consiglio che vale oro, ve lo assicuro, vi cambierà la vita, è quello di usare un rasoio da uomo, specialmente per la zona delle parti intime. Usate un rasoio da uomo, perché i rasoi da donna molto spesso sono molto basici e sono fatti più per le gambe che per il resto del corpo, mentre se ci pensate i rasoi per gli uomini sono fatti per il viso, che è una zona molto più delicata naturalmente rispetto magari alle gambe. Quindi se andate ad utilizzare i rasoi da uomo siete sicure che sono molto molto più delicati rispetto a quelli da donna, paradossalmente assurdo ma è così. Specialmente quelli ottimi sono quelli non usa e getta, quindi quelli che vanno a cui si vanno poi a sostituire le lamette. Un rasoio ottimo, non mi ricordo il marchio, ma è quello che vibra, e lì si riesce proprio ad andare fino all'attaccatura del pelo ed a toglierlo. Ma provate, provate, provate i rasoi da uomo, perché vi giuro vi aprono un mondo. Numero 6, tutti sanno che è bene sfogliare la pelle prima di andare a radersi, ma pochi sanno che per la zona delle parti intime, la linea bikini, non bisogna usare un esfoliante per il corpo, bisogna sempre 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 usare un esfoliante per il viso, per pelli delicate mi raccomando, perché la zona delle parti intime, la zona bikini è molto molto delicata, la pelle è molto sottile, quasi simile a quella che abbiamo attorno agli occhi. Quindi se ci pensate non bisogna assolutamente usare gli scrub, quelli per il corpo, perché sono super aggressivi, troppo abrasivi. Quindi mi raccomando, qui potete usare anche un esfoliante da donna, qua potete
non bisogna per forza usare un esfoliante da uomo, però deve essere un esfoliante per il viso, per pelli delicate. Numero 7, nelle pubblicità vediamo sempre che la modella si rade con un'unica passata, cioè tipo dall'inizio della coscia fino alla caviglia. Non vi fanno vedere come fanno nella zona delle parti intime, ma vi dà l'idea che con un'unica passata voi fate tutta una striscia. Allora no, la cosa migliore per non creare tagli, irritazioni, puntini rossi eccetera eccetera, è sempre andare con piccoli tratti, perché poi la zona, anche la zona bikini, se ci pensate, insomma, non è dritta, quindi è molto facile tagliarsi. Andate con piccoli step, non passate mai il rasoio dall'inizio fino alla fine, perché lì veramente vi fate male. Quindi mi raccomando, prendetevi il vostro tempo, specialmente se siete alle prime armi, e andate con piccole passate. Ultimo consiglio, numero 8. Quando uscite dalla doccia, molti sbagliano e con l'asciugamano o con l'accappatoio vanno e si asciugano tutto così. Sbagliatissimo, mi raccomando. Dopo la rasatura, specialmente là sotto, è importante andare a tamponare delicatamente la zona. Mai strofinare l'asciugamano, perché anche così vi provocate quei fastidiosissimi puntini rossi. Io li conosco bene, purtroppo. Un'altra cosa importante, ovviamente, dopo che avete esfoliato e siete passate con il rasoio su quella zona, bisogna sempre idratarla. Anche qui non utilizzate, tanti sanno che bisogna idratarla, ma non bisogna utilizzare creme generiche per il corpo. Usate sempre una crema per il viso, per pelli sensibili, perché le creme per il viso, per pelli sensibili, non hanno allergeni, non hanno profumo e quindi non vi creano fastidio, rossori eccetera. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia stato utile questo video, perché ho ricevuto tante domande e anche a me, ve lo ripeto, sarebbe stato tanto utile un video del genere quando ero più piccola. Quindi vi mando un bacio, vi abbraccio forte mia Kiss & Makeup Family, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.